Sto per uscire. In realtà oggi è l'8 marzo, quindi auguri a tutte le donne, ma tralasciando questo, sto per uscire con il mio ragazzo, quindi non uscita con le amiche. Vi faccio vedere come mi sono vestita, perché vi volevo far vedere questa camicetta. E penso che insieme a questo video outfit, ve ne farò vedere altri due per farvi vedere in toto tre capi che mi sono arrivati da Choice, sempre per via della collaborazione che ho con praticamente questo sito da un po'. In primis, questa camicetta ve la faccio vedere da lontano e ve ne parlo meglio. La camicetta in questione è questa qui. Ha praticamente un taglio molto particolare. A me sembra essere una camicetta di Zara, però non avendo Zara comunque nella mia città a Foggia, non ve lo so ovviamente confermare. Però su Choice, così come sugli altri siti, spesso le foto delle immagini mi sembrano ricordare le foto che ci sono su Zara, sul sito di Zara. Quindi per quello vi dico questo. Ha un taglio molto particolare, nel senso che ha praticamente. Nel senso che ha un. È bloccata qui al centro con questa medaglietta dove c'è scritto Guess. Poi c'è praticamente questo taglio che arriva praticamente in maniera diagonale e forma praticamente una tasca, vedete? E poi qui è fermato da un bottoncino. Eccolo, questa invece è la medaglietta e c'è scritto Guess e poi c'è un brillantino qui. E poi è praticamente contornato il collo da queste borchiette dorate e arrivano praticamente fin sulle spalle. È veramente molto molto bella. Ah, poi vedete le manichine abbastanza belle morbide. E poi con il bordino bloccato qui sul polsino ed è più corto avanti e più lungo dietro. Vedete? Praticamente copre abbondantemente il sedere. Io che cosa ho fatto? Dato che comunque uscire senza nulla sotto non era proprio il caso, ho messo una sottana. Sì, è proprio una sottana. Era una sottana di mia mamma, che però io uso sotto questi top un po' scollati, quindi un po' trasparenti per insomma non uscire nuda. Ed è questo, insomma, questa sottanina così, che ha appunto questi fiori e ha anche i fiori bordeaux. Quindi praticamente con questi giochi di colori lilla, rosa, malva e bordeaux riprende la camicetta alla perfezione. E vedete, praticamente la sottana arriva proprio all'inizio della coscia e raggiungono praticamente la stessa lunghezza. E poi ho questo jeans molto leggero della Vila, che è praticamente floreale, è un floreale molto ma molto delicato, forse dalla videocamera non si percepisce nemmeno. Lo vedete? Vedete i fiori? Ecco. Come scarpe vado a mettere queste scarpe di Forever 21, che sono praticamente questo ankle boots così, queste così. Come accessori ho giusto quest'anello che mi è arrivato da Rose Wholesale ed è praticamente questo anello che è come fosse una catena intrecciata, bellissimo. Secondo me è davvero carino ed è abbinato l'ho abbinato al bracciale di non ricordo che sito, comunque lo si trova un po' ovunque, forse anche questo di Rose Wholesale. Comunque vi scrivo tutto nell'info box. Anche di Rose Wholesale sono questi orecchini,
dei cerchiettini piccini piccini bianchi che però hanno le borchiette dorate. Eccoli. Ho fatto un trucco sui toni del corallo, marrone e prugna, ma molto leggero. E poi ho usato l'87 di Kiko, che sapete io amo. Poi sopra ci ho picchiettato un pochino del L'Oreal Caress, il Milady, che è il 104, che è questo colore violaceo. E basta, solo un po' di fondo, il T-Mix Serum di Bourjois, Too Faced, Glamorous, no, come si chiama? Endless Summer, questo bronzer molto delicato. E poi ho usato praticamente questa palettina di Froylan che io amavo tanto e non usavo da un sacco. E quindi ho usato praticamente questi colori qui, questo viola, questo, il blush, questo corallo e poi qualche marroncino. E anche questo. Ho usato una cozzaglia di colori. Ovviamente tutti i miscelandoli. Quindi questo è l'outfit. Io vi lascio agli altri due. Vi mando un bacio. Ciao. E vi faccio vedere in questo caso questa blusa, bellissima. Ha uno stile un po' etnico, soprattutto per via dei colori. Ve la faccio vedere meglio nel video che ho dovuto registrare perché mi ero vestita così un sabato, forse non avevo questa collana e questi anelli, però per il resto era molto simile, cambiavano anche le scarpe. Comunque vi dico in breve, non avevo indossato nessun paio di orecchini. Diciamo che l'altra volta avevo basato molto quest'outfit, richiamando alcune tonalità di questa maglia, ossia in quel caso avevo richiamato gli accessori con il blu elettrico. In questo caso invece ho voluto evidenziare invece i colori dei toni dell'arancio e del giallo ocra, un po' senaposo, più giallo ocra, ecco. E quindi io che dire, che cosa vi posso dire di questa tunica? No, di questa tunica, di questa blusa. La cosa che mi piace è sicuramente la fantasia. E mi piace il fatto che abbia un po' di spugnetta qui che fa rialzare appena appena le spalle, quindi ve la straconsiglio. Ho abbinato questi due anelli che forse, ricorderanno le ragazze un po' più grandi, perché questi erano degli anelli di mia mamma, che andavano di moda, non so in che anni, negli anni, primi anni, fine anni 80, inizi 90. Mia mamma li collezionava, e ne ho diversi, erano tutti in plastica. Ce l'ho trasparente, verde, poi questo arancione. Con tutte forme diverse, queste diciamo un po' con questa forma squadrata, questo è tondeggiante, quasi a uovo. Io li amavo e niente, quindi me li ha questi due li ha ritrovati insieme a quello trasparente, quindi me li ha ridati. E poi ho usato questa collana che non ricordo, forse l'avevo acquistata su eBay, non me lo ricordo. Cerco di fare mente locale e ve lo scrivo. Come scarpe ho usato in questo caso questi mezzi stivaletti di Forever 21 che avevo acquistato tempo fa pagandoli tipo 5 euro, una fesseria. E sono bellissimi. Quindi vi lascio direttamente il video così vi faccio vedere come li ho accocchiato tutte queste cose. Comunque stra promossa questa blusa. Ciao!
altro outfit, ultimo outfit, per farvi vedere questo vestitino che vi dico già, è in stile optical anni 70. A me è piaciuto tantissimo. Sembra essere anche questo un vestito di Zara, ma come sempre non ne sono sicurissima, quindi mi eventualmente confermeranno o smentiranno questa cosa le ragazze che hanno Zara e che bazzicano spesso Zara. Sarà un outfit senaposo, ve lo dico, perché sapete che io amo tantissimo questo colore e quindi quando vedo qualcosa di senape lo prendo e lo faccio mio. Vi faccio vedere giusto gli accessori. Ho incentrato praticamente tutti gli accessori, ho utilizzato tutti gli accessori neri e oro. Questa collana di semi dress, questa con la catena e il cordoncino, tutto rigirato. Questo anello, che sembra essere una catena intrecciata di Rose Wool Sale. Anche il bracciale mi sembra essere di Rose Wool Sale, ma ve lo devo confermare perché proprio non riesco a ricordarmi questo, dove ho preso questo bracciale. E poi degli orecchini che ho preso alla Coin l'anno scorso, non so se è della linea di Bijou Brigitte, comunque c'è l'orologio e il bianconiglio di qua. Volevo degli orecchini piccini piccini. E basta, vi faccio vedere l'outfit cercando di farvelo vedere in toto.